Tanto, tanto tempo fa, un uomo che aveva appena ricevuto la benedizione di un figlio maschio passeggiava a tarda ora, pensando al futuro del nascituro. In quella, da dietro un'antica quercia, emerse un'alta sagoma nera incappucciata. Era la morte, e al vederla, il pover'uomo impallidì di terrore, cadendo in ginocchio e supplicandola di risparmiarlo. Ma l'oscura signora non era lì per lui, gli spiegò. Era venuta dalle più recondite regioni dell'aldilà per incontrarlo e chiedergli umilmente di diventare la madrina del suo primogenito. Dopo lo stupore, l'uomo si riempì di felicità a quelle parole. Se suo figlio avesse avuto la morte come madrina, niente avrebbe potuto recargli danno. Senza indugio, accettò. Non molti giorni dopo, durante il battesimo, tutte le candele della chiesa si spensero, mentre un gelo calava sui presenti increduli. La morte fece la sua comparsa. Si fece dignitosamente il segno della croce e avanzò verso il neonato, posando la sua mano scheletrica sulla sua fronte. Con voce sepolcrale, dichiarò che sarebbe tornata per il suo 18° compleanno e, detto questo, scomparve. Passarono 18 lunghi anni e il bambino divenne uomo. Per il suo 18° compleanno, suo padre organizzò una sontuosa festa alla quale parteciparono moltissime persone. Ed ecco che, allo scoccare della mezzanotte, la morte entrò dal portone, raggelando i canti e i sorrisi. Austera, si recò dal figlioccio e, da buona madrina, si felicitò di come fosse cresciuto bello e sano. Lo prese sotto braccio e lo portò fuori, dove estrasse dal mantello un grosso mazzo di erbe dalle foglie argente e dai fiori simili a minuscoli teschi. L'oscura signora spiegò al figlioccio che quell'erba cresceva sulla sponda di un fiume dell'inferno e che poteva guarire da ogni malattia. Ne fece dono al ragazzo, dicendogli che per mezzo di quella pianta meravigliosa avrebbe potuto diventare il medico più richiesto del paese, salvando molte vite. Eppure, tutto ciò ha una condizione. Se, entrando al capezzale di un moribondo, avesse scorso la morte vicino alla testa del letto, avrebbe potuto utilizzare la cura per guarirlo. Ma se la morte gli fosse comparsa vicino ai piedi, allora non avrebbe dovuto salvarlo. Il ragazzo giurò che avrebbe rispettato il patto e si congedò dalla sua lugubre madrina con un abbraccio. La profezia della morte non tardò ad avverarsi. Il ragazzo divenne un medico famoso che riusciva a guarire gran parte dei suoi pazienti, anche chi pareva ad un passo dalla morte. Accadde un giorno che il medico fu fatto chiamare dai dignitari di corte con molta urgenza e condotto al castello, dove il re giaceva malato in disperate condizioni. Come entrò nella stanza, il medico raggelò nel vedere la figura nera della madrina seduta ai piedi del letto, sul quale il re respirava sempre più debolmente. Era un re buono e giusto, e la sua dipartita avrebbe danneggiato gravemente il regno. Facendosi coraggio, il medico lo curò, disattendendo al volere della morte. In poche ore, il sovrano si ristabilì e tutto il regno festeggiò la sua miracolosa guarigione. Di ritorno dai festeggiamenti, il medico si trovò di fronte alla morte, adirata come non mai. Terrorizzato, il figlioccio dell'oscura signora le spiegò le ragioni del suo gesto. Pensierosa, la morte parve ammansirsi e disse al ragazzo che per quella volta, e solo per quella volta, l'avrebbe perdonato, in quanto aveva agito per puro altruismo. Ma se le avesse disubbidito ancora, per lui non ci sarebbe stata misericordia. Passarono i mesi ed il ragazzo divenne il medico reale. Per via del suo nuovo ruolo conobbe la bellissima figlia del re e, siccome anche lui era un giovane attraente, non tardò molto che i due si innamorassero perdutamente. Ma proprio quando il loro amore divenne più forte, la principessa si ammalò gravemente. Il medico si prodigò subito per salvarle la vita e non ci fu disperazione più grande della sua quando notò la morte seduta ai piedi del letto della fanciulla morente. Consapevole dei rischi, il medico non esitò a disubbidire ancora la madrina, curando la propria amata. Quella notte stessa, la morte entrò nella casa del figlioccio. Con fare quasi amorevole, lo avvolse nel mantello e un attimo dopo, lei e il ragazzo si trovarono in un'ampia grotta illuminata da innumerevoli candele, alcune alte gagliarde, altre quasi del tutto sciolte e in procinto di spegnersi. L'oscura signora spiegò al figlioccio che quelle candele erano le vite delle persone. Gliene indicò due, una bassa e morente, l'altra appena consumata. Così facendo, rivelò che quelle candele erano la vita sua e della principessa. Detto questo, vi soffiò sopra e le fiammelle si spensero. La morte scomparve, ma il ragazzo non era solo.
La principessa che tanto aveva amato era al suo fianco. Si presero per mano e camminarono insieme, uniti nella morte come nella vita.